buonasera a tutti. Beh, ormai penso di essere conosciuto dopo 4 anni. Sono il rettore Paolo di Cermiglio. A nome della struttura, quindi dei 2 commissari straordinari, dottor Rotondo, dottor Capponi, do il benvenuto per questa particolare giornata, questo particolare momento. Vedo degli amici, vedo l'associazione Amici del Convitto, vedo gli amici operatori, professori, educatori di questo convitto. Parlavo prima con la signora, dicevo perché incontrarci oggi, quel momento ha. Beh, per un ex convittore che porta i colori e la divisa da convittore in questo convitto, ma che per le antiche scale ha vissuto la vita, sono 52 anni che sono nel convitto, questo è il 52esimo anno, non è poco. Un momento come questa sera è un momento straordinario. Questa sera si celebrano 2 avvenimenti importanti. Un avvenimento che è il premio Convictus e poi l'assegnazione delle borse di studio. Vogliamo premiare un nostro ex alunno che, come vedremo poi, ha avuto modo di ricevere riconoscimenti, premi, situazioni nell'ambito della nazione, ma in questo caso siamo fortunati anche nel mondo. Dall'altra parte abbiamo un momento particolare. Noi celebriamo non i 150, i 160 anni dei convitti, associazioni degli amici del convitto, a cui dobbiamo molto. Io come rettore devo profondamente molto, il convitto deve molto, perché è il collante, il motore che ha realizzato questa sera la presenza, ha posto come obiettivo il recupero di queste borse di studio, che però non sono più alimentate dallo Stato, ma da autorevoli, usiamo tra virgolette, benefattori, usavamo il termine, non sponsor, ma si usa l'inglesismo, è così, sponsor, autorevoli benefattori, che finalizzano il loro intervento sia al merito, sia all'ambito della necessità. Allora è una serata particolare per un alunno particolare che la sorte ha baciato in fronte, che mi è stato concesso di diventare rettore, in quinta elementare sognavo di fare rettore, ma che rettore nel senso che rettore è il più prestigioso, io dico perché porto i colori, convitto nazionale d'Italia, convitto nazionale di Roma. E allora a nome del convitto nazionale, dicendo un grazie di cuore all'associazione Amici del Convitto, a voi tutti, mi auguro che questa serata celebri veramente il merito, la capacità e i valori del nostro convitto nazionale. Benvenuti, buonasera. Buonasera. Allora, il rettore sono 52 anni che frequenta i convitti d'Italia. Io ho appena 25. Ho avuto la fortuna, insieme ad altri studenti, ex studenti, di fondare l'associazione Amici del Convitto circa 4 anni fa. È un'associazione che si è affiancata e si è integrata all'interno del convitto nell'interesse degli associati, che nell'interesse del convitto, o meglio, affiancare i ragazzi, avvicinare questi ragazzi che, e premiare soprattutto i meritevoli. Allora, il premio Convictus viene assegnato da un'apposita commissione costituita da membri dell'associazione a un ex studente del convitto, quale modello di eccellenza di vita sociale. Allora, le borse di studio invece vengono assegnate da apposita commissione composta da insegnanti, membri dell'associazione e da finanziatori, a studenti meritevoli quali modello di eccellenza di vita scolastica. Ring-
ringrazio calorosamente tutti voi e quanti hanno inteso contribuire per le borse di studio, manifestazione significativa in aderenza con la mission che ricordavo prima. Oggi hanno contribuito per l'assegnazione delle borse di studio il commissario straordinario e il dottor Gino Capponi, il Rotary Club Roma Prati, Monigram, nonché gli associati Susanna Esro, Claudio Trentino, e a nome dell'Associazione delle Scuole Interne al Convitto ringrazio di tutto cuore. Un particolare ringraziamento ai nostri sponsor, Luca e Valentina Giannotti, Claudio e Maria Clara Trentino, Carlo Cascino, Borrello Centri Servizi e Monigram, che con le loro contribuzioni ci consentono di effettuare queste bellissime manifestazioni. Grazie ancora, un particolare ringraziamento al segretario dell'Associazione Andrea Bruno, che ha curato ogni minimo particolare per la cerimonia, per la quale propongo un meritato applauso. Grazie e non per ultimo a Lorenzo Porzio, oggi ritornato nel suo convitto, e per la circostanza mi ha proibito di chiamarlo maestro. Buonasera e buon divertimento. Buonasera, volevo innanzitutto ringraziare il dottor Rotondo per la sua sensibilità che ancora una volta ha mostrato nei confronti del nostro laboratorio artistico, musicale e teatrale del semiconvitto. Grazie. A me Lorenzo Porzio non ha impedito di chiamarlo maestro, se proprio adesso apriremo uno stacco musicale con il maestro Lorenzo Porzio insieme ad una eccellenza giovane, ma sicuramente che si consoliderà insomma negli anni, al violino, è il nostro Flavio Di Stefano, ragazzo di 16 anni di secondo liceo classico al settimo anno di conservatorio proprio nel violino. Quindi su una fantasia arrangiata dal maestro Lorenzo Porzio di Gershwin e di Bernstein. Perché nell'individuare l'ex convittore
che si è fatto onore, che ha onorato il convitto nell'ambito della propria carriera, del proprio modo d'essere, ci siamo ricollegati all'avvenimento delle Olimpiadi. Quest'anno, io ho avuto la fortuna di essere, e c'era anche lei, insieme a Casa Italia, a Pechino, all'inaugurazione della grande Olimpiade, ma quest'anno sono ancora più fortunato, perché nell'ambito della Olimpiade del 2012, noi oggi premiamo un convittore, un ex alunno del convitto, che si è fatto onore. Ma si badi bene, vincere un'Olimpiade, primo, secondo, terzo posto, non ha importanza. Vuol dire vincerla per il proprio paese, vuol dire vincerla per il mondo che ti guarda. Sei l'esempio dei giovani. Allora, il tuo esempio, in tutto il mondo, tutti hanno visto l'Olimpiade di Atene, ha reso orgogliosa la nazione, ha reso orgoglioso il mondo dello sport, ma ha tanto onorato il convitto nazionale di Roma, che ti ha aiutato a crescere. E un applauso ancora al maestro. L'altro esempio, l'altro elemento, dicevo prima sempre alla signora, ma il convitto dice perché il consiglio di amministrazione, il consiglio di istituto hanno messo professori le regole che bisogna avere la competenza linguistica, sportiva, musicale, artistica, di socializzazione informatica. Beh, avete visto perché l'uomo è completo sia nello sport che nella musica. E quindi penso che adesso ci sarà quella che è l'ufficialità, ma penso veramente che siamo testimoni di un momento e di una particolare significazione del convittus ad un alunno, un compagno, un amico, un convittore. Grazie Lorenzo, e diciamo che adesso...